Se conoscete un'alternativa economica simile, quindi questa specie di glitterini, diamantini molto carini, fatemelo sapere perché insomma, così mi piacerebbe provarli. Altri due prodotti che mi sono piaciuti tanto sono della MAC. Questo è un paint pot, si chiama Indian Wood, è l'unico che ho. E praticamente è fantastico, è di questo colore. Sia come base per ombretto che come ombretto stesso tutti i giorni per andare in università, come ad esempio oggi, no, oggi ho sul primer portion quello sin, comunque li alterno generalmente, metto solo questi. Dura tantissimo, poi io amo gli ombretti in crema perché si stendono bene, non cospargono il viso di polverina, quindi sono fantastici. E è molto carino, quindi promosso, mi è piaciuto. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il Black Track Fluid Line, questo qui. E voi mi direte, sì, ok, vabbè, ma non nel classico uso di cui ne faccio sempre, cioè come eyeliner. L'ho praticamente utilizzato come ombretto, ovvero ho fatto degli smokey una sera e li ho anche postati su Facebook. Infatti una ragazza mi ha scritto di rifare quel trucco e penso di rifarlo prossimamente, dove praticamente, oltre al mio solito matitone, che è questo qui, che è sempre nei consigliati, vabbè, ve lo consiglio dopo. No, ve lo consiglio insieme, dai. Il matitone della Kiko, il numero 20. Per fare gli smokey utilizzo oltre a questo anche questo perché intensifica molto il colore e quindi metto questo su tutta la palpebra. È sfumato bene, diventa così grigio. Questo qui, solo qua nell'angolino dove voglio proprio un nero più intenso. E insieme mi durano tantissimo. Penso che se io non mi struccassi durerebbero tipo 2 giorni. Ultimi due prodotti MAC, promesso perché sennò sembra una review della MAC. Ho comprato questo pigmentino questo mese. E vi metto qua il link del tutorial, quello di Halloween. Antique Green si chiama questo colore. È questo. Ora vi faccio uno swatch. Questo è il colore. È meraviglioso. Guardate. Bellissimo. E lo sto usando veramente tanto, anzi mi sa che anche stasera lo userò. È un colore bellissimo. Consiglio per questi pigmenti MAC. Vi sono 4,5 grammi, quindi di prodotto ve n'è tanto. E ora io mi chiedo, chi è che usa 4,5 grammi di pigmento? È tantissimo, quindi consiglio, ed è quello che farò anch'io in futuro, comprate la metà con un'amica, dopodiché andate a prendere un altro boccettino e ve lo dividete. E fidatevi che anche in quel caso vi durerà comunque tantissimo. Vabbè, poi non potrete fare il back to MAC, però. Ultimo prodotto MAC promesso è questo qui, che è il rossetto che praticamente mi vedete in tantissimi tutorial, è quello che uso anche adesso. È Spirit, infatti guardate quanto è consumato. Ce l'ho da un mese e lo sto usando praticamente tutti i giorni. Vi faccio uno swatch sulla mano. Questo è il colore. È bellissimo. Un colore molto molto naturale. Mi piace praticamente, lo uso tutti i giorni. Mi sono innamorata di questo rossetto. Vi metto sempre qui il link dove vi parlo di finish della MAC. È il secondo video che ho fatto, quindi non siete troppo critiche nel fatto che ero un po' impacciata, un po' alle prime armi. Comunque, se vi interessa andate a vedere. Un prodotto che è stata una scoperta è stato questo Kajal della Collinstar, che anche questo praticamente sto usando in tutti i miei video perché ne sono innamorata, perché scrive tantissimo. Vi faccio una riga. Questa è la scrivenza del Kajal. Dura tantissimo e anche all'interno dell'occhio colora ed è una cosa che non mi è mai successa. Altra matita che vi consiglio, che sto usando di questa tutti i giorni, ce l'ho su anche adesso, è questa Aqua Lip della Make Up Forever. È fantastica perché se vedete io questo rossetto ce l'ho sulla stamattina e non mi è ancora andato via. Quindi, e ci ho mangiato. E quella è la cosa strana. Ho fatto una riga anche qui. Questo è il colore. Come vedete, con questo rossetto ci sta benissimo, insomma, sembra la sua matita. E quindi lo uso sempre insieme. Altra rivelazione del mese è stata questo. È stato questo correttore. Magic Concealer della Helena Rubinstein, questo qui. Questo ha il colore numero 2, medium. Ma fidatevi che è chiarissimo.
C'era l'uno che era ancora più chiaro, quindi troppo per me, e il due che era più scuro addirittura del mio fondotinta, quindi non so chi metta un correttore così scuro. È molto molto coprente, vi faccio vedere sulla mia mano. Guardate com'è chiaro e com'è coprente. È chiarissimo. Io infatti utilizzo prima questo sulle occhiaie, dopodiché passo il fondotinta e infine il mio correttore che si avvicina abbastanza al mio tono di pelle. Non guardate adesso che ho le occhiaie, cioè, perché, insomma, lo uso generalmente. Non guardate in questo momento le mie occhiaie, sennò sembra una brutta recensione di questo prodotto. È fantastico, non lo so, così l'ho preso perché sono andata alla Gardegna, mi servivano un po' di prodotti e ho visto che c'era l'offerta che comprando due prodotti fanno lo sconto del 10% su ogni prodotto. Non so se sia ancora valida, c'era all'inizio di ottobre. Andate a vedere perché in caso se vi serve qualcosa è conveniente. E insieme a questo ho preso questi altri due che adesso vi faccio vedere. Questo che ha un lip balm, quindi sì, un balsamo labbra, perché le mie labbra sono secchissime e in inverno devo continuamente continuamente passare il burro cacao oltre che un balsamo labbra. Veramente il burro cacao è praticamente la mia droga, lo metto ogni minuto, quindi sì, questo balsamo labbra che è di Clarins, è fantastico. Quindi ve lo consiglio. Su questo non fanno lo sconto, però perché è considerato un prodotto per la cura del corpo. Io hanno invece fatto lo sconto su questo prodotto, sempre di Clarins, che si chiama Eclat Minute, questo qui. E devo dire che non mi è piaciuto. Perché non mi è piaciuto? Ha un ottimo profumo, perché il profumo è fantastico. Sì, un applicatore comodissimo, fatto così. È di un colore bellissimo, è molto morbido e molto cremoso, quindi mi direte com'è fantastico, perché non ti è piaciuto? Sì, è bellissimo come lucida labbra. Il punto è che loro lo vendono come perfezionatore labbra. C'è scritto proprio sulla confezione che giorno dopo giorno le tue labbra sembreranno più belle, più piene e più morbide. Non è vero. Cioè, è un semplicissimo lucida labbra. Quindi, se volete comprarlo per un lucida labbra, questo è fantastico perché è veramente buono. Se vi aspettate che vada a riempirvi le rughette delle labbra secche come le mie e che ve le vada a migliorare di giorno in giorno, no, ragazze, assolutamente no. Altro prodotto labbra che è stata una scoperta è stato questo rossetto della Essence, che è praticamente il numero 45, This Is Me. Vedete? È di un colore stupendo. E quando l'ho visto ho detto, ma sì, proviamolo. Non ho mai provato un rossetto Essence, quindi c'è da dire anche questo. Questo fucsia qui. È molto carino, è molto cremoso, molto morbido, piacevole sulle labbra. È un bel colore, ha un buon profumo, questo tipo di fragola o caramella o giù di lì, e visto che costa veramente poco, io ve lo consiglio. Ho sempre snobbato i prodotti Essence, invece ultimamente mi sto ricredendo, quindi magari vi farò una review un po' più dettagliata. Ultimo prodotto e abbiamo finito. Sono queste qui, queste ciglia finte che io personalmente adoro, di questa marca che non so se qualcuno conosce. No, adesso non guardate i ciuffetti perché le ho tagliate. E le ho anche usate. Sono queste due qui. Erano molto più lunghe in originale. Sono molto carine perché mi piace. Vi spiego. Mi piacciono quelle lunghezze diverse. Perché così i ciuffetti risultano più naturali. E questi qui costano 1,90 euro. Quindi sono molto economiche. Molto carine. Mi piacciono. Ne ho comprate tantissime. Le ho prese da Aomai. Non so se lo conoscete, è una catena di negozi cinesi. E non so dove possiate trovarlo, sinceramente. Comunque, se conoscete un negozio Aomai oppure un altro negozio che vende questa marca, ve le consiglio perché sono molto carine, soprattutto rapporto qualità-prezzo. Spero che il video vi sia stato utile. Vi ha salutato. Vi saluta Whisky. Basta! Alla prossima! Ciao ragazze!